Siamo a fine aprile del 1945. Nel nord Italia la guerra è finita con l'arrivo delle truppe anglo-americane. Ma nella parte orientale, ai confini, la guerra continua con le forze naziste sempre più strette da oriente dalle forze militari jugoslave del maresciallo Tito e da occidente dagli anglo-americani. In questo contesto storico è in atto la cosiddetta corsa per Trieste, ovvero l'avanzata verso la città giuliana compiuta in maniera concorrenziale da parte dell'ottava armata britannica e, soprattutto, della quarta armata jugoslava con il nono corpus partigiano. Gli jugoslavi, in un avvicinamento a tappe forzate verso Trieste, volendo raggiungerla a tutti i costi prima degli alleati anglo-americani, aggirano la linea Ingrid con i tedeschi barricati a Fiume e tralasciano temporaneamente di liberare Zagabria e Lubiana, pur di raggiungere in fretta per primi il capoluogo giuliano, ponendo una seria ipoteca sul territorio che non doveva in alcun modo essere lasciato ad una amministrazione italiana del CLN triestino. Il 27 aprile 1945 gli alleati anglo-americani sono a 222 km da Trieste, nella pianura veneta, mentre gli slavi a soli 41 km. Gli jugoslavi giungono il 29 aprile sull'entroterra carsico triestino a Opicina, impegnati in una dura battaglia con una cospicua componente delle forze armate germaniche attestate sul sistema di bunker e fortificazioni dell'obelisco, un monumento sito in una zona poco distante dall'abitato di Opicina, e a Basovizza, fulcro di altri tragici combattimenti tra le forze jugoslave e tedesche. All'alba del 30 aprile avviene l'insurrezione generale di Trieste contro i tedeschi, ormai ridotti a retroguardie pur combattive e non disposte a cedere. Insurrezione capeggiata dal colonnello Antonio Fonda Savio e da un religioso, Don Edoardo Marzari, presidente del CLN triestino. Tra le migliaia di insorti sono presenti i rappresentanti dei risorgenti partiti politici italiani e molti militari dei carabinieri, della guardia di finanza, della guardia civica. Fra loro non vi fanno parte i comunisti, collegati ai partigiani della minoranza slovena e alle autorità militari jugoslave intente ad annettere l'Istria e Trieste alla Jugoslavia, obiettivo peraltro deciso sin dal 1944. Presi tuttavia di sorpresa dall'azione del CLN triestino che rivendicava l'italianità della città. Infatti, il delegato slavo Frank Stoka avrebbe comunicato agli uomini del CLN che il 1 maggio avrebbero esposto due bandiere, quella italiana con la stella rossa in mezzo e quella jugoslava. Tuttavia, nella prima giornata di scontri, elementi del CLN e di Unità Operaia, organizzazione di massa comunista italo-slovena, combatterono lealmente fianco a fianco. A quel punto i principali edifici pubblici e di buona parte della città alla sera del 30 aprile erano in mano al CLN tramite i Volontari della Libertà, mentre sulla prefettura e sul municipio sventolava la bandiera italiana. I tedeschi rifiutano di arrendersi, volendo consegnarsi solo agli alleati. L'euforia del momento è però destinata a svanire presto. Da Gianni Bartoli, ingegnere della Telve, futuro sindaco della città, giungono informazioni certe, poco rassicuranti. Gli anglo-americani sono in quel momento a Pordenone, quindi al di là non solo dell'Isonzo, ma anche del Tagliamento, mentre gli slavi si trovano a Opicina e Basovizza. Secondo la testimonianza dello scrittore Pier Antonio Quarantotti Gambini, direttore della biblioteca civica in piazza Ortis, tramite il suo amico Vattovani apprende che alle ore 8:30 entrano a Trieste reparti della quarta armata jugoslava e del nono corpus sloveno per investire i presidi tedeschi. L'arrivo dei neozelandesi e bersaglieri è ancora una speranza, ma la realtà è molto più dura. Il primo carro armato di Tito scende dalla via Fabio Severo, proveniente dalla strada per Opicina, seguito subito dopo da altri due.
sono diretti al Palazzo di Giustizia, dove sono asserragliati i funzionari germanici del Supremo Commissariato e cominciano a sparare contro i muri, le finestre e i portoni. Nel corso del mattino, tra lo stupore iniziale e la costernazione successiva, i triestini realizzano che l'esercito liberatore dall'occupazione nazista, arrivato nella città, parlava sloveno con simboli della Jugoslavia e con le stelle rosse, ovvero le prime avanguardie partigiane titine del Nono Corpus e dell'esercito jugoslavo agli ordini del maresciallo Josip Broz Tito. Verso le 9.30 avviene il congiungimento tra gli insorti italiani e le avanguardie della Quarta Armata Jugoslava nel centro della città. A metà mattina scoppia una sparatoria furibonda sulle rive, verso Piazza Unità. Le raffiche tedesche hanno preso di mira il palazzo della prefettura dove i volontari della libertà hanno issato il tricolore. Altri colpi di cannone si sentono provenire dalla zona in cui è stata riscontrata la presenza jugoslava. Poi i tedeschi sembrano allontanarsi, ritirando i loro pontoni sul mare. In realtà, prendono solo il largo per sferrare 5 ore di cannoneggiamento contro la città. Viene bombardato anche il colle di San Vito, dove abita lo scrittore Pier Antonio Quarantotti Gambini e la sua famiglia, che si riparano nel seminterrato della casa. Viene colpita la casa antistante alla sua, nella quale morirono tutti gli occupanti. Poche ore dopo, gli jugoslavi, nell'intento di prendere il controllo della città, intimano agli uomini del CLN la consegna delle loro armi. Al rifiuto di alcuni reparti italiani, scoppiano incidenti e scontri a fuoco nei rioni di Rozzol e di Roiano. Il comandante Antonio Fondasavio ordina il ripiegamento dei suoi reparti per evitare che il disarmo unilaterale imposto dai filo-jugoslavi si trasformi in una carneficina. I partigiani del CLN, data la situazione sul campo, sono costretti a rientrare nella clandestinità. La quarta armata dell'esercito jugoslavo, concludendo l'occupazione della città, disarma i partigiani italiani che non sono entrati in clandestinità e ordina di ammainare le bandiere italiane. Per contro, bandiere slave, bandiere rosse con falce e martello e tricolore con stella rossa al centro furono imposti ovunque. Privi di armamento pesante, agli slavi non riuscì peraltro l'eliminazione della guarnigione tedesca asserragliata nella villa Geiringer di Scorpola, nel castello di San Giusto, nel palazzo di giustizia e nel porto di Trieste. Approfittando di una tregua, alle ore 19.48 Gambini esce di casa e riferisce. Il collegio di Notre Dame de Sion, che si trova alla destra, adibito sin dall'inizio della guerra a ospedale di pronto soccorso della Croce Rossa, è stato centrato, alto com'è, da almeno 5 granate sulla facciata e di fianco. Dovunque, all'intorno, case colpite e squarciate. La seconda armata neozelandese del generale Bernard Freyberg entra in contatto con gli alleati slavi a Monfalcone il 1 maggio. L'incontro però non è amichevole. Gli slavi non vogliono farlo proseguire fino a Trieste per mantenere il controllo sulla città. A mezzanotte i bombardamenti riprendono perché i tedeschi non vogliono arrendersi agli jugoslavi, mentre solo il giorno prima era intervenuta una tregua col CLN dopo i primi combattimenti in attesa dell'arrivo degli anglo-americani. Inutili furono difatti le trattative fra i partigiani italiani e gli jugoslavi nell'intento di evitare un bagno di sangue in città, posto che i tedeschi, asserragliati ormai in pochi capisaldi, avevano manifestato l'intenzione di arrendersi agli anglo-americani in arrivo. In città erano rimasti solo due capisaldi tedeschi intenzionati a difendersi a oltranza, al castello di San Giusto e al palazzo di giustizia, mentre ci sono ancora combattimenti in città. Le milizie bolsceviche partigiane titine e i reparti dell'OZNA, Dipartimento per la Protezione del Popolo, parte dei servizi segreti militari jugoslavi, entrano in azione
nei comandi e nelle caserme delle forze armate e di polizia del territorio e cominciarono una sistematica opera di rastrellamento, comprese le caserme della Guardia di Finanza. Con l'inganno, i soldati titini riescono ad entrare all'interno delle caserme in via Udine, San Giacomo e soprattutto Campo Marzio, rassicurando i militari presenti. La falsa motivazione presentata ai finanzieri è quella di effettuare una ricerca di eventuali soldati tedeschi, scappati da una postazione vicina. Ma ben presto le intenzioni dei titini si palesano in tutta la loro crudeltà ed efferatezza. Disarmati, sono costretti a consegnare orologi, penne, giubbotti, vestiario, scarpe. Gran parte di essi verranno poi trucidati senza pietà e gettati nelle foibe o trasferiti nei campi di concentramento. Alle 15.30 entra finalmente la seconda divisione neozelandese delle forze alleate, accolta da una folla festante in viale Miramare vicino alla stazione. 48 Gambini riferisce che le mine del porto non sono esplose, vigilate e difese dai volontari della libertà. La battaglia si trascina senza mai riaccendersi del tutto. Dalle rive si alza del fumo. Sembra che si sia incendiato il più grande albergo di Trieste, il Savoia. La facciata a poggioli e terrazze appare crivellata di colpi. Il calcestruzzo è sgretolato fino ai tralicci. Le fiamme al pian terreno hanno devastato i locali dell'antico caffè. L'ala verso via Mercato Vecchio fuma ancora sotto i getti d'acqua. Di pomeriggio lo scrittore decide di scendere sulle rive. Immediatamente vicino a casa sua scorge due case squarciate. In via Chamicham è stata colpita la casa d'angolo con via Giustinelli. Colpita anche una casa in via Montfort. Proseguendo, così descrive lo scenario. Sboccando al mare, sulla sacchetta di faccia alla lanterna, colgo in un solo sguardo la desolazione angosciosa delle rive. Cavi del tram abbattuti, natanti affondati, pezzi di legno, rottami di vario tipo, ovunque i segni dei colpi di cannone. Un aspetto sbandato, sconvolto, accresciuto da quella strana disarmonia che crea nelle strade di città la mancanza di un flusso regolare e dei suoi rumori. I marciapiedi sono deserti e la poca gente si raduna e cammina a gruppi, come se ci fosse un pericolo a star soli. La città ha un aspetto spettrale. Stordisce il silenzio dopo il rumore della battaglia. Non pare più Trieste, ma un'immensa nave naufragata. Sul mare il tratto tra la stazione marittima e il Molo Audace, per mesi occupato da imbarcazioni armate, ora è deserto. Le cruente conseguenze della giornata di combattimento trovano conferma in una realistica e stringente notazione. Le pozzanghere appaiono di uno strano colore rugginoso, acqua piovana mista a sangue, e non tutti i passanti le evitano coi piedi. Anche il palazzo del Lloyd è stato leso da una quindicina di granate e dai colpi di mitragliatrice. Tra gli edifici che si affacciano sulla piazza Unità anche la torre del municipio appare lesionata, mentre la prefettura risulta quasi illesa, solo qualche scalfittura sulla facciata. Ma sulla loggia viene issata, accanto a quella italiana, la bandiera bianca, rossa e blu, con la stella rossa. In questo contesto si era inserita l'azione del vescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santini, per la salvezza della città dalla distruzione dei cannoni e delle mine tedesche, con l'abnegazione necessaria sotto l'infuriare di una sparatoria infernale con cui riuscì ad avvicinarsi al comando tedesco, inducendolo a desistere dalla già iniziata opera di distruzione. Dopo estenuanti trattative si arrendono gli ultimi presidi tedeschi del castello di San Giusto e successivamente anche il presidio all'interno del palazzo di giustizia viene sgomberato, ma gli sglavi avevano già assunto pieno controllo della città. È agli alleati, tuttavia, che spetterebbe, per i patti di armistizio e per diritto di guerra, il controllo militare della città. L'arrivo della seconda divisione neozelandese, dunque, suscita nei triestini gioia alla quale si aggiunge però
una legittima preoccupazione. Che cosa faranno ora gli uomini di Tito? Se ne andranno dalla città? In Piazza Unità, intanto, da un lato stazionano i carri armati dei neozelandesi sotto il municipio, mentre sulle rive, verso la prefettura, si schierano quelli jugoslavi. 48 Gambini osserva come la popolazione si comporta in modo diverso con i due eserciti liberatori. Acclamazione nei confronti dei neozelandesi, indifferenza verso gli jugoslavi. Se tali acclamazioni fossero state orientate anche a festeggiare come liberatori gli jugoslavi, avrebbe rischiato di legittimare la volontà di annessione alla federativa jugoslava. Intanto, in direzione della pescheria, sulle rive, appare una colonna di automezzi alleati, accompagnata come gli altri mezzi da una piccola folla festante. Lo scrittore segue con lo sguardo la scena, mentre in Piazza Unità, tra i pili, assieme ad un amico, riflette su quanta strada riusciranno a fare entro la serata verso l'Istria. Ma l'amico lo disillude subito. Le truppe quella sera non avanzeranno più e non si sa se il giorno successivo o l'altro ancora punteranno alla liberazione di Istria e Quarnero. 48 Gambini rimane sbalordito, anche perché si rende conto che un ritardo del genere potrebbe dar modo alle truppe di Tito di intervenire prima. Si avvicina quindi al palazzo della prefettura, dove si è riunito il CLN, ma anche lì trova qualcosa che lo inquieta. Volge lo sguardo al loggiato. La bandiera italiana viene ritirata, lasciando solo lì in mezzo la bandiera jugoslava. Tutto sembra vacillare di nuovo, rimesso in discussione. Lo scrittore racconta: l'indignazione e l'angoscia ci chiudono la gola. Dopo un po' compare un'altra bandiera, con i colori dell'Italia, ma con la stella rossa sul bianco, la bandiera dei comunisti italiani che aderiscono alla Repubblica Jugoslava di Tito. E poi ancora due bandiere, l'americana e l'inglese. E lo scrittore continua a riflettere sull'assurda situazione triestina. Appena finita la dominazione nazista, rischiamo di venire sopraffatti sotto gli occhi degli alleati inerti dalla prepotenza armata jugoslava. Una sorta di disimpegno degli alleati nei confronti di quanto stava avvenendo a Trieste. Si organizza un'immediata riunione del CLN locale per riferire a Roma su quanto stava succedendo. Nonostante le delusioni, si continua a sperare.